Tu che conosci me, perché non guardi le evoluzioni tecnologiche da 10 anni a sta parte? Abbiamo un asciugamano Tecnologico. tecnologico, perché vedi, attaccandolo all'iPod, ho il cuscino, ma ho anche la musica. Questa è la novità dell'estate. Questa è una delle novità dell'estate. Okay, sulla spiaggia, no, l'avranno visto come andò. Sulla spiaggia non ci sto. Come potevamo non fare l'introduzione di questa quarta puntata di VIP Show Beach? Apprezzo molto la originalità. Con un romagnolo, no, bolognese, non romagnolo. Ma io mi sento anche romagnolo, devo dire la verità. Anche no. Perché io quando vengo qui mi sento veramente a casa. Io vorrei costruirmi una casa di piedina. Ma le matte schi, le matte! Dobbiamo iniziare questa puntata speciale qui dal VIP Master di Milano Marittima. Cosa possiamo dire di questa ennesima edizione del VIP Master? Ma si può fare anche in altro modo, insomma. Siamo al bagno paparazzi. Mario Baldassarre ieri sera ha iniziato con una serata. Vabbè, però noi non c'eravamo, non farci venire la collina. Ma molto divertente. È sempre meglio che lavorare. E anche la finalità a favore dei terremotati. Direi che il sole ci benedice e siamo dei fortunati. Bene, abbiamo iniziato doverosamente con una nota triste, adesso ci tuffiamo nel VIP Master 2012, in bocca al lupo, eh. Crepi, vado a provare il braccio adesso, guarda, voglio provare il braccio. Aia, aia. Aia, aia, aia. Da tutta la spiaggia verso te. A VIP Show con il tonno 8 volte più buono. Marshall, All Round Excellence. Abbiamo lanciato questa ennesima edizione del tuo VIP Master. La cosa non mi ha scioccato. Insieme ad Andrea Mingardi, 100 metri più in là. Questa è la copertina della nostra puntata, quindi dobbiamo raccontare i contenuti di questo VIP Master 2012. Ieri non c'eravate voi, quindi... No, non c'eravate. E c'è stato un doppio finale veramente incredibile con Morgan, Sgarbi e la Pennetta che hanno veramente deliziato la platea con delle gag e il commento di super veramente di Piero Chiambretti. È una filosofia di vita. Dopo siamo stati al Pineta, oggi abbiamo fatto la festa con paparazzi con tutti i personaggi. Dopo un po' magari ci si annoia. Stasera ci saranno le finali del VIP Master con delle sorprese veramente dei personaggi che non anticipiamo, molti lo sanno, molti non lo sanno, però io sono abituato a non dire i personaggi fino all'ultimo perché potrebbe essere una sorpresa in negativo anche per me. Quello è uno così, è tagliato. Chiudiamo lanciando l'argomento, ovviamente un argomento da spiaggia, il nostro, siamo in spiaggia. Le corna, quelle estive, valgono meno di quelle invernali? Sono sullo stesso piano. Diciamo che d'estate è più facile trasgredire, d'inverno invece l'errore è imperdonabile. Va bene, messaggio promozionale, noi ci vediamo più tardi. Grazie. No, scusa, aspetta un secondo. No, noi volevamo chiederti se effettivamente, parlavamo nelle scorse puntate di moda da spiaggia, se effettivamente il topless è anche quest'anno, vedo che insomma funziona. Io non lo so se è ancora tendenza, però io tengo topless perché mi sento bene, poi per via del lavoro non posso tenere le marche del reggiseno. Oh, 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 oh. Tu che fai? La modella. La modella. Bene, è stato un piacere, noi siamo sicuri che il topless è...
Caimano, assolutamente topless, tu vedi un topless, io. Vabbè, niente, insomma, buona estate. Altrettanto a voi, ciao, un bacio. L'anno scorso una modella brasiliana. Altri personaggi importanti qui al VIP Master 2012, Giancarlo Antonioni, indimenticato centrocampista della mia nazionale, quella che ho nel cuore, quella dell'82. C'ero di passaggio, no c'ero. Ok, c'eri, altro che, io mi ricordo perfettamente. Sì, secondo me sì. Ricordiamo con affetto tutti gli italiani e noi in particolare come giocatori. Forse è l'ultima volta che ho pianto a livello sportivo. Mi avete regalato veramente un'emozione grandissima. A proposito, l'ultimo europeo, cosa è mancato, Giancarlo? Dal punto di vista tecnico loro sono più forti, lo sappiamo. Chi ha perso lì ha perso. E che può fare? Non ci ha permesso di controbattere dal punto di vista fisico contro gli spagnoli. Che figura di merda. Però a parte questo, forse anche un po' la condizione fisica. Punto e basta. Bene, adesso noi torniamo sull'argomento da spiaggia di oggi. Me lo stavo chiedendo anche io, non lo so, forse. Ma le corna estive valgono meno di quelle invernali, cioè di quelle diciamo fatte in tutte le altre stagioni dell'anno? Ma le estive sono più, diciamo, veloci, perché solo in costume. Ah, in quel senso. Mentre quelle invernali sono più lunghe, perché devi portare a cena, devi... Quindi secondo te possono essere più perdonabili? Sì. Più te mai successo? No, io no. Sono sempre fedele e serio. Sei sempre... Mi piace guardare le donne, perché qui se ne vedono anche belle, devo dire. Perché insomma sei ancora sto pezzo d'uomo nonostante i tuoi 35 anni. Grazie caro, sono un po' di più, però a parte quello, guardare e non toccare, ecco. Non mi dà fastidio. Ti è mai capitato di sapere di qualcuno che ha perdonato comunque un tradimento estivo? Ci vuole la motivazione, dove ti trovi e... Quindi? Quindi è più perdonabile di quello invernale. Make it bounce and light it, don't get a break. Bene, adesso noi andiamo in sigla e mi raccomando, io ti voglio vedere così in forma anche fra, beh, quando ne avrai una cinquantina, cioè fra 15 anni, no? Va bene, ti ringrazio di avermi detratto molti anni, insomma. Però gli anni ci sono. To nowhere, that's all we are. I wish I never met you. You've done me so wrong. I wish I could forget you. Siamo tornati dalla sigla, caro Paolo. Essendo abituato a vederti sempre molto vestito, insomma, così mi metti un po' in imbarazzo. Per forza, sono un figo che poi posso permettere, ecco. Di... Tu resta su che è meglio. Non è che tutti possiamo avere i fisici perfetti, nessuno ce l'ha. No, però insomma, diciamo che fai la tua porca figura. Porca. Pochissime ore a Londra, ma mi stavi dicendo che ne hai già fatta una di Olimpiadi e che non ci hai capito niente. Proprio la frutta. Sì, è stata quella di Pechino e era talmente tanto l'entusiasmo che comunque non ero al 100% focus su quello che era il tennis. Nonostante ciò è andata benissimo, perché in doppio abbiamo fatto quarti di finale e mi ricordo ancora di aver avuto due match point per andare in semifinale, quindi in zona medaglia, e perdemmo quella partita. Mi ricordo anche perfettamente come mi sono sentita e spero di non tornare più in quella situazione. Noi te lo auguriamo, tra l'altro normalmente portiamo fortuna, se vuoi toccare la coppa fai pure, ecco. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, e come battizzo contro il malocchio. Eventualmente dovessi arrivare più là, ricordati di noi. Sei più tranquilla quest'anno? Dopo 4 anni si cresce, no? Quindi si affrontano le cose in maniera diversa. Londra sarà molto particolare perché si giocherà a Wimbledon, dove comunque siamo stati 2 settimane fa. Tanta aspettativa da parte di tutti quanti, ma soprattutto da parte nostra. Il vanto di questa Italia zoppicante. Perché diciamo che il tennis italiano ha dato tante soddisfazioni. Adesso passiamo però alla domanda, quella seria, perché le Olimpiadi cosa vuoi che siano? No, le Olimpiadi non sono per niente serie. Perché? No. Assolutamente. La domanda è questa: il tradimento estivo vale meno del tradimento invernale? E questa è la domanda. Vamos.
male sempre, estivo o invernale che sia. A te è mai capitato sia di essere tradita o di tradire durante l'estate? E di essere tradita è stato pubblico. Ma ognuno è libero a fare quello che vuole. E di tradire anche, quindi sei stata ripagata la stessa moneta. Sì, più o meno. No, secondo me tradimento è tradimento. Punto. Punto. Tu parli di scappatelle, io parlo di tradimento. Tradimento, no, tradimento. È una faccenda di serietà, di stima, rapporti costruiti nel tempo, di fiducia. Non è stato inverno, mai tradito, e quindi bisogna che ci mettiamo davanti a un tavolo a chiacchierare e mi devi spiegare alcune cose. E beh, qui c'è un bel pezzo di fiction italiana, o sbaglio, eh? Che hai capito? Hai fatto un esordio meraviglioso. Se non era malizioso dicevi ci sono due pezzi di fiction, invece hai detto solo un pezzo di fiction. Mi hai colto in fallo. Te mai capitato, sarà capitato, dai. Innanzitutto sono fatti miei, non li vengo a raccontare a te. Ah, che la gente si faccia mezzo chilo di fattacci suoi è sempre un buon comandamento. So resistere a tutto tranne che alle tentazioni, no? Come diceva Oscar Wilde. Esatto, e quindi capisco che a volte quando uno si trova davanti a un bel piatto di cappelletti. Lei, visto che tu sei di Reggio Emilia, sbaglio? Sì, sono di Reggio. Siamo di Parma. Era di Reggio e Modena. Ultima cosa, ma un tradimento, soprattutto quello estivo, la scappatella, secondo te va perdonata? Ma sì, assolutamente sì. Mai. Sarebbe meglio non farlo. Poi io sono del sud, tu non puoi chiedere una cosa del genere a una donna del sud. Quindi secondo te il tradimento con il bagnino è accettabile rispetto al maestro di tennis o di yoga? Soprattutto quando io sono il bagnino. E che bagnino, eh? Ma adesso sì. Quindi sì. Bella concentrata sulle Olimpiadi. Certo, al 100%. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Ma che cacchio di domanda è? Sono domande elevatissime. Sei un ignorante come una capra. Il tradimento è il tradimento, cioè invernale, estivo, è sempre uguale, dai. Ma nel caso il qui presente dovesse venire da te alla fine dell'estate e dirti guarda, purtroppo è capitato sta cosa. Vale assolutamente meno, cioè l'uomo non tradisce, lo sai, cioè con la testa, invece la donna tradisce col cuore, quindi è diverso, un uomo diciamo ha più margini, no? Ma di che droga si fa? Non lo so. La realtà è un'altra, è che voi siete convinti di questa cosa, no? Che alle donne serva chissà che cosa per tradire, non è così, la differenza è che a noi la persona che ci sta davanti ci deve piacere, a voi va bene anche il gusto dell'immondizia. È così. Mi sarei offeso fossi in te, però cioè era rivolto a te, hai sentito, no? Kilian, quindi tira fuori sto rappettino da spiaggia, via. Te sentirai parlare. A me piace la musica, quindi sono anche un batterista. E a me piace anche cantare, allora non potendo farlo perché lavoro tanto in un'azienda di famiglia, mi sfogo così. Diciamo che non ho bisogno, insomma, dei dischi, del DJ, insomma. Risparmi. Esatto, anche dell'elettricità, perché no? Assolutamente. VIP Show è stanca di essere scambiata per VIP Show. Vabbè, saluto VIP Show! Allora, visto che ci troviamo qui e siamo due VIP Show, sì. Io posso soltanto dire una cosa, che VIP Show è iniziato con me. La storia è molto affascinante. Tu ti chiami VIP Show? Io mi chiamo VIP Show e tu ti chiami VIP Show. Però sai che noi show stai battendo. Si dice a Napoli, facciamo show a tutti coloro che ce lo vogliono fare a noi. Noi sì. Facciamo show a tutti e siamo sempre noi. VIP Show. VIP Show. Sì. L'avvocato lo lascio perdere stavolta. Ma chi se ne frega, l'importante è andare avanti, vederci ogni anno, stiamo bene di salute, io sono diventato pure nonno. Quindi... Nonno? Sì. Ma io non sono neanche papà, tu nonno. Hai visto? Editore anche. No, io sono l'editing di questo nuovo giornale. Non fai un cazzo, un po' bene. Non faccio un cazzo. No, faccio, così. Faccio proprio io. Editing, che vuol dire? Eccolo qua. È sempre meglio che lavorare. Vabbè, insomma, se nel caso vi capitasse di capitare appunto in edicola, scoop! E noi ci siamo. E tu ci sei? No, ma anche noi. Anche VIP Show c'è. Oh, la tua. No, metto anche la tua. Vabbè, non c'è. Ci mettiamo entrambi. Non ci capisco più niente. Andiamo in pubblicità. Pubblicità. I never met you.